Cesare Berlingeri è nato nel 1948 a Cittanova, Reggio Calabria e vive e lavora a Tauria Nova. Inizia a dipingere giovanissimo sotto la guida del maestro De Leo. Dal 1964 intraprende una serie di viaggi in Italia e in Europa, dove prende contatto con altri artisti e si avvicina al mondo della cultura contemporanea. Nel 1970 è a Roma, dove lavora per il teatro e per la televisione come scenografo e costumista. Nel 1976 comincia a lavorare alla Spiegazione e si avvicina agli artisti della Galleria Soligo di Roma. Qui si svolgerà la sua prima mostra romana nel 1978, dal titolo Trasparenze. Nel 1981 realizza una grande installazione per La lunga notte di Medea al Teatro Piccolini di Firenze. Nel 1982, per la Biennale Teatro di Venezia, realizza una scenografia per Il Candido, ovvero di Leonardo Sciascia. Nel 1987, per lo Stabile di Calabria, cura le scene e i costumi di Italian Opera Graffiti. Dal 1989 al 1995 è docente presso l'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria a Palmi, dove collabora in qualità di scenografo e costumista. L'incontro con Tommaso Trini nel 1990 segna l'inizio dei dipinti piegati, ai quali l'artista aveva iniziato a lavorare 15 anni prima e che porta avanti ancora oggi. Berlingeri è uno degli artisti italiani più rappresentativi della sua generazione, che dalla sua Calabria sa trarre l'ispirazione per un percorso artistico sempre nuovo ed affascinante. Percorrendo una strada mai percorsa, si conosce la solitudine più assoluta, ma toccare la verità per un istante come Icaro basta dare significato a tutta una vita. Un momento di verità vale veramente una vita. La crocifissione di Gesù Cristo è valsa la nostra vita.